Il problema che tu stai vedendo nel tuo piano di esistenza dipende dalla tua valutazione, dall'interpretazione e dal tuo grado di giudizio. E questo ovviamente è correlato al tuo sistema emozionale e le tue emozioni dipendono dalla tua storia. Cosa significa questo? Ciò che vedi, che testimoni e che quindi osservi nel tuo piano di esperienza non è altro che lo specchio duale di quello che accade nel tuo mondo interiore. Facciamo un esempio: un uomo che è stato abbandonato dalla propria fidanzata e quindi lasciato percepirà magari uno stato di svalutazione, qualcun altro può percepire uno stato di abbandono e questo dipende da quelle che sono le informazioni, quindi la parte emozionale che chiede di essere processata, compresa, liberata per poter avere esperienze sentimentali e relazionali più appaganti. Quindi di ogni vissuto scorgi quello che è il senso emozionale, che cosa sta risalendo del tuo patrimonio e porgi ascolto, apri il cuore a ogni evento perché ci sono chiavi in relazione alla tua possibilità di espansione e di evoluzione. Tutto dipende da te.